Il cristianesimo è l'unica religione al mondo ad avere un Dio che si è incarnato, ha patito, è morto ed è risorto. Il cristianesimo è l'unica religione al mondo in cui la parola di un Dio si è fatta uomo. Il cristianesimo è l'unica religione al mondo in cui il suo Dio non ha seguaci, ma figli. Il cristianesimo è l'unica religione al mondo ad avere un Dio che, dopo aver patito atroci sofferenze, ha sconfitto la morte risorgendo e ci ha donato la vita eterna. Da 2000 anni questo immenso mistero viaggia, propagandosi nello spazio e nel tempo. Il lieto annuncio è partito dal luogo del sepolcro, il cui masso avete sentito poc'anzi infrangersi, ed è giunto a noi attraverso dei cerchi concentrici, rendendoci così partecipi di ciò che i primi testimoni avevano raccolto. La narrazione del mistero è stata affidata agli apostoli e ai discepoli, che con ogni mezzo hanno diffuso la parola di Dio, ma a quei tempi l'umanità poco sapeva di leggere e scrivere, perché era ancora in un continuo divenire. Così anche la Chiesa vide come mezzo di diffusione di quella che era la nuova fede crescente l'arte. Ed ecco che sorsero le cattedrali con gli affreschi, le pitture, le statue, i canti che hanno aiutato la diffusione della Chiesa. Anche il teatro venne riscoperto come un mezzo per annunciare le opere e la vita di Cristo. Si fa risalire al 1600, con l'arrivo degli spagnoli qui in Sicilia, la diffusione del dramma sacro. Nel periodo della Quaresima il popolo dei fedeli partecipava alla passione con queste rappresentazioni, ed erano proprio le persone del popolo che interpretavano i ruoli della passione di Cristo, proprio perché a quella passione dovevano partecipare. Anche a Villabate c'è questa tradizione. Noi le chiamiamo le funzioni o la morte e passione, invertendo quello che è l'ordine cronologico degli eventi. In realtà il vero titolo è il riscatto d'Adamo nella morte di Gesù Cristo, che venne scritto proprio in quegli anni da Filippo Orioles, che era di origini spagnole. Tutto torna. Le funzioni hanno coinvolto fin dall'inizio del secolo le famiglie degli artisti più noti di Villabate. La prima famiglia furono i Pitarresi, uomini e donne che si misurarono in questi ruoli sacri, persone che a ragione oggi potremmo definire di buona volontà e che oggi ringraziamo e ricordiamo, perché molti di loro si trovano fra le braccia del Padre. Da parecchi anni Toto Troia, con gli amici dell'arte, ha raccolto il testimone del suo compianto zio Giacomo Troia e ha portato avanti però una sua interpretazione di questa antica tradizione. Oggi è grazie all'impegno suo e della sua compagnia se in questa Domenica delle Palme, ancora dopo 2000 anni, siamo qui a riflettere su un Dio che si è incarnato, ha patito, è morto, è risorto. Sensum Fidei, il Messia. La parola esisteva già. La parola era con Dio e la parola era Dio. Colui che la parola esisteva nel principio con Dio. Dio creò tutte le cose per mezzo di Lui, e senza di Lui niente fu creato. La parola diede vita a tutta la creazione e la sua vita portò luce a tutti. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non potranno mai spegnerla. Colui che è la vera luce che dà luce a tutti stava per venire nel mondo.
Egli venne proprio nel mondo che aveva creato, ma il mondo non lo ha riconosciuto. È venuto in mezzo alla sua gente e perfino questa lo ha rifiutato. Ma tutti quelli che lo hanno accettato, a quelli cioè che hanno creduto in lui, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Essi sono nati di nuovo, non mediante una nascita secondo natura, come frutto di passione o progetto umano, ma mediante una nascita che ha origine in Dio. Così egli, la parola, è diventato uomo e ha abitato in mezzo a noi. Era pieno di inesauribile amore e verità, e noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unico figlio del Padre. Dalla sua ricchezza noi tutti abbiamo ricevuto benedizioni non meritate, una dopo l'altra. La legge, infatti, è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia dell'inesauribile amore di Dio e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, eccetto colui che è unico nel suo genere, che è Dio egli stesso, intimamente legato al Padre. Lui ci ha rivelato Dio. Mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Oggi si compie l'antica legge di Mosè. Laverò a ognuno di voi i vostri piedi. Thank you.
Avi piedi e mani. Pietro, quello che io faccio, tu ora non lo comprendi, ma lo comprenderai domani. Tu non mi laverai i piedi nel bagno. Se io non lo faccio, non avrai parte con me nel paradiso, Pietro. No, maestro, questo no. Allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Pietro, chi è pulito non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio. Fatelo anche voi. E ricordate che io vi conosco uno per uno. Per questo vi ho scelto. E adesso mangiamo. Questo è il mio corpo, dato in sacrificio per voi. Prendetelo e mangiatene tutti. Fate questo in memoria di me. Questo calice è il calice dell'alleanza nel mio sangue, versato per voi, per la remissione dei peccati. Prendetelo e bevete. Vi dico che uno di voi mi tradirà. Sono io, maestro. Giovanni, è colui il quale darò un pezzo di pane inzuppato. Io non ti tradirò mai. Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Fratelli, ancora per poco sarò con voi. Dove vado io voi non potrete venire, non adesso, ma mi seguirete dopo. Ma non temete, perché sarò con voi
in ogni istante della vostra vita. Maestro, non sappiamo dove vai. Come possiamo riconoscere la tua via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Ecco, adesso chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Andiamo. Seguirò ovunque andrai, fosse anche in prigione o alla morte. Pietro, lo faresti? Lo farei. Pietro, in verità ti dico che prima dell'alba tu mi rinnegherai 3 volte. Svelano una profonda amarezza che hai nell'animo. Perché tanta paura, Gesù? Madre, è un immenso dolore che mi preoccupa. Perché mi dici questo? È giunto il tempo. Oggi è l'ultima volta che ti vedo. Devo andare. No, figlio mio. Rimani con me. Non posso, madre. Ecco. È giunto il tempo che Dio si riconcilia con gli uomini per mezzo di me, e dovrò dare tutto me stesso per questo. Dio mio, dammi forza. Vuoi dire, Gesù? Madre, se io dovessi venir meno all'opera mia, tutto quanto fatto fino adesso andrebbe per tutto. Una spada trapasserà il tuo petto. Ecco le parole di Simeone che trafiggo nel mio cuore. Madre, io sono venuto al mondo per salvare l'umanità dal peccato. Non occorre che io muoia per questo. No, non sarà mai, Gesù, che predichi l'amore, la pace, il perdono. Non basta. Non è possibile. Non basta.
basta, madre. Non è possibile. Non basta. E tu non devi opporti. E biasimare la sua volontà. È già scritto. Non avere paura, madre. Perché l'amore del Padre mio ti sosterrà. Io riposi in te la mia vita, Gesù, quando nascesti. Ringrazia il cielo del bene che vuole donare. E ti strinse al seno. Io sentì l'imparagonabile pace divina. E ora tutto svanisce nel dolore. Padre, il Padre vuole che io invio il mio messaggio in tutti gli angoli del mondo. Per fare questo, devo sopportare un martirio, la mia morte. Non posso rinunciare a tutto questo. Anche mentre stai parlando di salvezza, sento che c'è un grande peso dentro al tuo cuore, Gesù. Madre, non posso rimanere in questo mondo. Il Padre che mi ha mandato mi ha comandato quello che devo fare. Ora il Figlio dell'uomo riceve gloria da Dio. Non dobbiamo avere paura, madre. Gesù, non puoi. Non devi farlo. Madre, sii forte, non avere timore. No. Come può una madre assistere alla morte del sangue nel suo sangue? Madre, no. Io faccio nuove tutte le cose. Gesù. Dopo aver detto queste cose alla madre, Gesù, con alcuni dei suoi discepoli, attraversò la valle del Chedron ed entrò nel Getsemani. Giuda, il traditore, conosceva bene quel luogo, perché Gesù era solito riunirsi con i suoi discepoli. I capi sacerdoti e i farisei, infastiditi dagli insegnamenti di Gesù e dalla sua popolarità, tramavano contro di lui. Pertanto decisero di arrestarlo. Affiancarono a Giuda soldati romani e guardie del tempio, con torce, armi e catene. E giunsero nell'orto. Credi davvero che tu da solo possa sostenere il peso del peccato? Anche i tuoi discepoli ti hanno abbandonato. Nessuno può portare questo fardello. Credimi, è troppo pesante. Salvare le anime ha un prezzo troppo alto. Nessuno mai può farlo. Nessuno. Fatelo prima. Non morire, Gesù. Moriresti in vano. Tutto è possibile a te. Se tu vuoi, allontanalo da questo calice. Si fatta la tua volontà, non la mia.
La volontà di tuo padre è che tu venga frustata, disprezzata, umiliata, schernita, condannata e infine crocifisso. Invoca tuo padre, Gesù, affinché ti liberi da questo enorme peso. Questo non posso farlo. Puoi farlo, Gesù. Devi farlo. Devi farlo. Vattene, Satana. Questa non è la volontà del Padre mio. Pietro. Maestro, tu hai paura. Non temere. Sarò sempre al tuo fianco. Pietro. È giunta l'ora della tenebra. Ascoltate, Gesù è colui che io ho baciato. Prendetelo e legatelo a mia cuore. Bravi, Giuda. Sono venuto a chiederti perdono. Giuda, con questo bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Voi chi cercate? Gesù il Nazareno! Sono io il Nazareno. Alzatevi, soldati. Non temete. Io non fuggirò. Cercavate me e mi avete trovato. Ma vi chiedo di lasciare in pace i miei discepoli. Guardia! Arrestatelo! No! Vigliacchi! Nessuno tocchi il mio maestro! Indietro! No! Pietro! Pietro, ti metti la spada nel fodero. Perché chi mette mano alla spada perirà di spada. Mettila giù. Thank you.
Ecco il profeta! Principi e rabbini, un'ora grave volge per noi. Questo ipocrita audace ha sovvertito e continua a sovvertire in piena libertà le nostre leggi, i nostri riti. Quindi, se ti abbiamo portato qui, è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Cos'è questa dottrina che tu e i tuoi discepoli, senza la nostra approvazione, state predicando in tutta la Giudea? Ho sempre predicato e parlato apertamente a tutto il mondo. Ho insegnato nelle sinagoghe e nel tempio. Non ho detto nulla in segreto. Perché dunque interroghi me? Chiedilo a coloro che erano con me, perché loro sanno quello che ho detto. Cara, io l'ho sentito predicare e non trovo niente nella tua dottrina che neghi i veri fondamenti della nostra fede. Rabbi, non abbiamo capito il significato di molte cose che hai detto. Sì, io pure l'ho visto e sentito predicare. Le sue parole toccano il cuore della gente in un modo tutto nuovo. Bene, senti, alcuni testimoni sostengono che tu hai affermato di distruggere il Tempio e di ricostruirlo in 3 giorni. Nessuno può edificare il Tempio in solo 3 giorni, è impossibile. Altri dicono che hai il potere di perdonare i peccati, guarire gli infermi e perfino risuscitare i morti. Egli sostiene anche di essere il re dei Giudei. No! Dice di essere figlio di Dio e il pane della vita. Io ho visto che questo impostore cura i malati con la magia e scaccia i demoni con l'aiuto dei demoni. Aprite il vostro cuore, perché continuate ad asserire cose insensate contro quest'uomo? Ma è ormai noto a tutti che Gesù è portatore di pane della vita. Se credete in Lui, oggi stesso porterà amore e fratellanza nei vostri cuori. Rabbi, lasciate che esprima il mio concetto. È certo che voi siete dei giovani saggi, ma in questo momento siete fermamente in errore, perché sostenete pienamente la buona fede di questo vostro messia. Io dico che Ezechiele, Mosè, Geremia e anche altri profeti predissero che con la venuta del Messia ci sarebbe stata una nuova Gerusalemme e perfino un mondo migliore. Anche Isaia, nelle scritture, afferma che il popolo che camminava nelle tenebre avrebbe visto la luce e che tutti noi saremmo stati guariti per mezzo delle sue piaghe. Maestro Nicodemo, Giuseppe, noi oggi non abbiamo visto tutto ciò. Dobbiamo ancora aspettare che questo fanatico, che voi chiamate Messia, distrugga il nostro tempio e noi... Voi ragionate secondo gli uomini e con le scritture che portate sempre a portata di mano. Ma io vi dico che questa scrittura diventerà mezza la morta se non aprirete il vostro cuore. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo e sedere alla destra della potenza del Padre. Orrenda bestemmia! Il Signore è il nostro Dio! Il Signore è uno!
quanto basta. Che sia condotto davanti al procuratore Ponzio Pilato, perché soltanto a lui spetta il giudizio definitivo per questo bestemmiatore. Portatelo via! Che mi avete dato per tradire il sangue innocente. Io non lo voglio. Ecco. Se pensi di aver tradito sangue innocente, è affare tuo. Tieni il tuo denaro e vattene. Lasciate libero il mio maestro. Tu non ho ragione. Vai via, se giuro. Vicevante, vai. Impostore. Non ho paura delle vostre minacce. Voi mi avete arrestato. Questo denaro non mi appartiene. Non vi seguirò più. Cani bastardi, servi del potere, maestri della legge vi chiamate da voi. Ladri siete, assassini. Siate maledetti. Sia maledetta la vostra stirpe per sempre. Per sempre! Per sempre! Per sempre! Vattene via, questo è il mio nome! Miserabile, vai via! Giuro! Calma, calma! È ora di portare a Ponzio Pilato le nostre accuse contro questo Gesù di Nazareth. Andiamo. Circondato da eserciti. Il mio regno è spirituale. È lassù, nei cieli. Dunque sei re. Non mi hai voluto intendere. Io sono venuto al mondo solo per far conoscere all'umanità la verità. La verità. Che cos'è? La verità. Ascolta, pastore. Voi ebrei mi avete condotto un uomo che ritenete colpevole, ma io lo trovo innocente. Non vedo come possa sostenersi su di un trono un pover'uomo. Egli
istiga sollevazione di popolo contro di noi e contro Roma. Ha insinuato di non pagare il tributo a Cesare. Si proclama perfino di essere il figlio di Dio. Per tale bestemmia, quest'uomo merita di essere condannato a morte. Nazareno, Nazareno, hai sentito le accuse del pastore? Il mio consiglio è quello di emettere la sua condanna a morte per il popolo, per il bene del popolo di Israele e di Roma. Deluderesti Cesare, pretore. Lo farò punire duramente e poi lo lascerò libero. Soldati, frustatelo, ma non uccidetelo. Andiamo. Dal rimorso di aver ucciso un innocente. Vuoi sapere la mia verità? Se io non condannerò quell'uomo, Caifa scatenerà una sommossa. E Cesare ne aveva già avvertito che sarà il mio di sangue a scorrere. Questa è la mia verità.
potere di condannarti a morte e ho anche il potere di liberarti. Che potere avresti di me se non ti fosse stato dato Cristo sopra di te? Ascolta, pastore, io non trovo nessuna colpa in quest'uomo e non voglio essere vostro complice. Durante la Pasqua si suole liberare un prigioniero e noi abbiamo Gesù e il pericoloso Barabba. Sarà il popolo a decidere chi devo liberare. Centurione, conduci qui Barabba. Pretore, una tua imprudente decisione potrebbe nuocere a Roma. Popolo, durante la Pasqua si suole liberare un prigioniero. Qui abbiamo un vile assassino che merita la morte. È Gesù che ha donato tante opere di bene al popolo. Chi volete libero? Gesù o Barabba? Barabba! 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 Fa come vogliono loro. Che la giustizia si compia subito. Molto pericolosa per il prestigio di Roma. No, pericolosa per il prestigio di Roma è stata la tua condiscendenza. Il sacrificio del Nazareno non è un'ingiustizia, è un omicidio. Claudia, perché dici questo? E quale morte daranno Gesù? Ponzio, non rispondi. Parlo con te. Quale morte? Sarà crocifisso! Orrore! La croce. Il mio sogno. Ponzio, ti avevo detto, sii romano, ma un romano di quelli veri, di quelli della mia famiglia, che avrebbe lanciato le sue legioni contro tutto un popolo pur di non commettere un'ingiustizia. Tu hai avuto paura. Confessa che hai avuto paura. Claudio, quale offesa a tuo marito? Non offendo. Difendo. Difendo un giusto nell'onore di Roma che tu non hai saputo difendere. Ponzio Pilato, il tuo nome passerà alla storia, sì, di quanto tu non possa pensare. Passerà la storia, sì, ma non sarà benedetto. Non sarà benedetto. Ricordati, la croce è un patibolo. Diventerà altare. Ponzio Pilato, tu col tuo gesto hai segnato il destino di Roma. Il tuo nome verrà
sarà ricordato in eterno, Ponzio. Ma tu hai avuto paura. Tu hai avuto paura. Infame. Infame sentenza. Il tuo nome verrà ricordato in eterno come un verme, un fine verme! Io calpesto. Maledetta fu la mia nascita, madre, padre. Perché non mi soffocasti appena nato? Mi avresti tolto dalla terra un traditore, un infame. Un infame che mai si concederà alla misericordia divina. La colpa non merita perdono. Signore, assieme a te.
sono degno della sua misericordia. Abbi fede, e Dio ti accoglierà nel suo regno. Non voglio pentirmi, vattene. Pentiti, Giuda. Pentiti, lasciatemi soffrire. Lasciatemi soffrire. Io brucio. Lasciatemi soffrire. Io brucio. Io brucio, andate via. Che la mia anima sia resa all'inferno, la mia carne agli avvoltoi, e questa corda sia la mia dannazione per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Lo aveva detto: tutti mi abbandonerete, il pastore sarà percorso e le pecore andranno disperse. Pietro per paura lo ha rinnegato 3 volte. Giuda, anche se ha riconosciuto la sua colpa, non si è affidato alla misericordia divina. E Gesù si è fatto carico dei peccati dell'uomo, ed ecco che Dio sacrifica il suo unico figlio, riconciliandosi con il mondo per la sua salvezza. Questo è il sangue innocente.
innocente di Gesù. Domandate perdono. È il Nazareno, il figliolo di Dio. Ascoltate. Fermatevi. Lo avete condannato senza una ragione. Ebrei, pentitevi o piangerete l'eterno e amaramente le vostre colpe. Fermatevi. Sei davvero chi dici di essere? Non ce lo meritiamo, Gemma. Ma lui no. Io ho peccato. E la mia punizione è giusta. Signore, ti chiedo solo di ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno. Dimmeli, infatti, dico. Che oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. Thank you.
privilegio l'essere come Dio, assumendo una condizione di servo, diventando come gli uomini, dall'aspetto riconoscibile come uomo, hai umiliato te stesso, facendoti obbediente fino alla morte, è una morte di croce. Per questo il Padre tuo ti ha esaltato e ti ha donato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, nella terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. Sì, Gesù Cristo è Signore. Gesù Nazareno, tu sei veramente il Messia, il Figlio di Dio. Nazareno.
Giuseppe d'Arimatea, mentre sta pulendosi le mani e asciugandosi il sudore, dopo aver sistemato la pietra all'imbocco della tomba, rimase pensieroso. Convinto di aver assistito alla fine, va via. Ma non sa che quella tomba può essere un principio. Infatti Cristo dice: «O morte, io sono la tua morte. O morte, io ho vinto. Io ho vinto su di te». La verità è la vita. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E non vi sarà più la morte, né lutto, né affanno. Lo Spirito del Signore è sceso su di me, che possa ora giungere la grazia di Dio a tutto il suo popolo.